Terzo convegno di Education 2.0. Siamo sempre qui, ma non siamo stanchi di innovare, con il professor Giuseppe Scardino. Buongiorno a tutti. Salve professore, ci racconta del suo progetto, mi anticipava che riguarda l'e-learning, nel dettaglio come si struttura? Sì, intanto devo dire che è stato un progetto fortemente voluto all'interno della nostra scuola, che è l'ISIS Pitagora di Policoro. Ci tengo a dirlo perché noi siamo partiti proprio dall'analisi del contesto in cui noi operavamo, un contesto che prevede, essendo la nostra scuola di tradizione un istituto professionale che adesso è diventato anche ISIS, quindi con delle classi dell'industriale, ma che ha sempre operato con la tecnologia, con l'innovazione tecnologica, con i laboratori, e quindi all'interno di questo contesto, con moltissimi docenti che erano disponibili all'innovazione, abbiamo innestato questo processo che dovrebbe portare a migliorare l'apprendimento dei nostri studenti. Quindi abbiamo come obiettivo di fondo questo, quello di puntare ad un miglior raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e anche al recupero delle carenze formative dei ragazzi. In questo progetto, che ha visto il coinvolgimento diretto di 39 studenti suddivisi in tre gruppi, perché insieme a me hanno collaborato altri due colleghi, la professoressa Gentile e il professor Lerra, che hanno sperimentato in una fase successiva a quella di creazione della piattaforma i contenuti della piattaforma, hanno cominciato a creare dei corsi, a fare in modo che i ragazzi utilizzassero le attività e le risorse che Moodle, perché Moodle è l'ambiente che abbiamo utilizzato, mette a disposizione, e successivamente abbiamo iniziato il coinvolgimento dei docenti, che è avvenuto mediante dei seminari, che ha visto la partecipazione diretta di 29 docenti che hanno iniziato a creare anche, a sperimentare la piattaforma, a creare i loro corsi. Ad oggi la piattaforma vede 152 utenti iscritti ed è in continua crescita, ovviamente, perché via via che le classi vengono interessate alla sperimentazione aumenta il numero di utenti. E prevediamo di continuare con questo effetto di contaminazione che porti, chissà, ad avere la totalità sia di studenti che di docenti che usano la piattaforma. Una piattaforma Moodle, quindi, per un apprendimento a distanza, ma assolutamente fondato sulla coesione e la condivisione sia lato studenti sia lato docenti. A proposito della tecnologia, ci riesce a indicare un punto di criticità e invece un punto di forza dell'apprendimento a distanza tramite questa piattaforma? Beh, indubbiamente la piattaforma offre uno scenario dal punto di vista dell'apprendimento molto interessante, perché prevede un apprendimento che può avvenire in modo asincrono, cioè gli studenti non sono costretti ad essere lì al momento in cui si fanno le attività, possono, dal punto di vista della valutazione, offre la possibilità ai docenti di introdurre una serie di varianti che possono essere utili. Gli aspetti negativi sono quelli che ancora molti, soprattutto molti docenti, non apprezzano l'utilizzo delle tecnologie a scuola e quindi fanno un po' fatica ad adeguarsi. Questo vale molto più per i docenti che per gli studenti, che invece sono rapidissimi nel innescare questo tipo di metodologie, nell'utilizzare queste metodologie. Appunto su questa ultima osservazione le lancio una domanda provocatoria. In relazione al fatto che gli studenti recepiscono molto velocemente questi cambiamenti di paradigma, di insegnamento e di apprendimento, secondo lei adesso nel nostro presente sarebbe possibile sostituire interamente una lezione frontale con un modello di e-learning? No, sarebbe anche un errore. Io ritengo che questa metodologia funziona nel momento in cui si integra con quello che è l'insegnamento classico. Indubbiamente può costituire un forte elemento di rafforzamento di quella che è l'azione didattica del docente. Perfetto, quindi tecnologia umana nel campo dell'education. Ringraziamo il professor Giuseppe Scardino e continuiamo con le nostre interviste sempre al terzo convegno di Education 2.0.